Talento, serietà e cultura senza mai perdere il sorriso. Questa è la formula di successo di Francesca Blasoni. Il Trentino è la sua terra calcistica, tra Pordenone, Udinese e Tavagnacco. Ha collezionato circa 100 presenze. Nel 2021 la grande occasione con la Torres, il far risalire un club così importante da un punto di vista storico. Benvenuta per davvero stavolta Francesca Blasoni e grazie per la disponibilità. Grazie, grazie a voi. Grazie a te e anche alla tua agenzia, la Mappa Sports Agency, con la quale da quest'anno abbiamo intrapreso questa collaborazione. Siamo fieri e siamo onorati di avervi con noi. Grazie. Allora, la domanda che mi incuriosisce molto, cos'è per te il calcio? Come ti sei approcciata al calcio? Allora, io ho una famiglia di calciatori, ho due fratelli, entrambi giocano a calcio. Quando avevo 4 anni, mio padre stava allenando una squadra di scuola calcio nella mia città, quindi mi ha chiesto: ti va di venire a provare? Ho iniziato a giocare così e poi non mi sono più allontanata dal campo verde. Certo. E quindi rappresenta la buona parte della mia vita, il fatto che io abbia comunque preso questa decisione di trasferirmi in Sardegna per provare a giocare a calcio nella testimonianza. Assolutamente, quindi possiamo dire che tu avevi un piano B nel caso non avessi sfondato nel calcio. Io sono laureata in fisioterapia, quindi Quindi diciamo che il piano sì. B c'era. C'era. Sì. Diciamo che sono stati due piani A in contemporanea e adesso mi sto concentrando di più sul calcio. E noi ti auguriamo tutto il successo possibile in entrambi i campi. Fede? Volevo chiederti, soffri il paragone con il calcio maschile? Nel senso, molto spesso si tende a considerare come calcio solamente il maschile, solo perché è più celebre. Tu soffri un po' questo paragone, il fatto che magari qualcuno addirittura sgrani ancora gli occhi quando dici che sei una calciatrice? Allora, sinceramente no, nel senso che comunque io come esperienza personale non ho mai avuto nessuno che mi abbia detto Dio non puoi giocare a calcio, anzi erano tutte le persone con cui ho sempre parlato nel corso della mia vita erano tutte entusiaste. E non penso che neanche che sia giusto fare un paragone, un confronto tra il calcio maschile e il calcio femminile, ma vale per il calcio come tutti gli altri sport, perché comunque la disciplina maschile e femminile avranno sempre delle caratteristiche diverse dovute a delle differenze fisiche oggettive. Al Certo. contrario, penso che il calcio maschile a noi serva tanto come punto di riferimento, nel senso a livello tecnico-tattico, cercare di rubare qualcosa dei grandi club del maschile. Per portarla nel femminile è una cosa che ci può aiutare a crescere e non poco. Certo, assolutamente. Gabri? Essere nella Torres deve essere un'emozione unica, questo credo. Se, sia come calciatrice, penso che sia un qualcosa forse che hai provato un'emozione forte, ecco. Come stai vivendo questa, cioè come hai vissuto l'annata, quella appena trascorsa, che deve essere stata eccezionale, e quanto è stato importante avere un centravanti come la Gomez? Allora, io ho giocato contro la Torres quando era proprio ai tempi d'oro, quando militavo ancora nel Pordenone, quindi ero piccola che iniziavo ad andare in prima squadra, ho avuto la fortuna di giocare contro delle grandissime campionesse. Quindi quando a gennaio è arrivata la telefonata, la richiesta di venire qua, sono accorsa subito. È stata una stagione stupenda. Mi sono trovata benissimo da subito con il gruppo, con la squadra, con l'allenatore. Mi sono sentita parte importante del progetto e l'unità del gruppo ha portato a un grande risultato. Poi, ovviamente, hai citato Adriana Gomes, è stata molto importante per noi perché ha fatto tantissimi gol, però è Sì, giusto anche vero qualcuno. che. Giusto Sì, giusto. qualcuno. Pochi, pochi, pochi. Si contano sulle dita della mano. Sì, esatto. Però è anche vero che lei è servita a noi tanto quanto noi siamo servite a lei, nel senso che lei da Certamente. sola non avrebbe potuto fare. Lei con noi ci ha dato una grossa mano per raggiungere questo traguardo.
Assolutamente, quindi penso che sia fondamentale anche per voi e per lei la sua permanenza anche quest'anno. Forse hai già risposto un po' alla domanda che volevo farti, cosa vuol dire rappresentare una storia del genere, ma soprattutto riportare, avere questo peso, ecco, senti il peso di dover riportare la Torres in Serie A? Allora, sì e no, nel senso che comunque vestire questi colori è una sensazione importante, però la società non ci sta mettendo pressioni, ci sta dando tutto il tempo che abbiamo, tutto il tempo a disposizione, quindi è più un peso magari personale, perché io ripenso a dove era la Torres qualche anno fa e vorrei riportarla lì, ma la società non ci sta mettendo pressioni a riguardo. Ovviamente loro sperano di riportarla in alto e noi con loro, però Certo, un passo alla volta. certo, e poi forse l'errore che fanno anche tante società, però questo è un discorso un po' più ampio, Fede. Volevo chiederti io, chi temi di più per la prossima stagione, dato che comunque vi state approcciando adesso alla Serie B? Insomma, questa sarà una Serie B molto particolare perché ve la giocate in 14 per un solo posto per la Serie A. E insieme a voi ci sono anche tante altre squadre che sono importanti, sono blasonate. Prendiamo ad esempio il Tavagnacco, dove tra l'altro tu hai giocato. Prendiamo il Brescia, che dopo la Torres e prima la Juventus è stata la squadra che abbastanza dominava in Italia. Ve la vedrete ancora con San Marino, Bari appena retrocesse. Insomma, comunque un campionato molto combattuto questo. Tu hai paura, oppure confidi abbastanza nelle capacità tue e delle tue compagne? Allora, paura no, perché non sono abituata ad averne. E diciamo che fare dei nomi è difficile, perché appunto hai nominato tante società importanti, società di storia, società che si stanno rinforzando in questi anni. E quindi penso che sia veramente difficile riuscire a pensare adesso chi potrà spuntarla. Per quanto riguarda noi, abbiamo un sacco di ragazze giovani, nuove, e quindi siamo un po' una mina vagante, nel senso che c'è tanto entusiasmo, però magari c'è un pizzico in meno di esperienza. Quindi penso che avremo bisogno di qualche partita per riuscire a capire il nostro valore. Certo, mi intrometto soltanto un attimo, un po' quella questione che è successa l'anno scorso anche alla Lazio, una società importante che ha avuto tanti innesti, anche lì è partita un po' a tentoni, però poi ha fatto una cavalcata eccezionale. Quindi ecco, potrebbe esserci un po' una. Spero per te e per voi potrebbe esserci. Sto zitto, non. Questo cancelliamolo, questo lo togliamo. Gabri. Allora, per riprendere un po', non dico gli inizi di quando hai incominciato a giocare, ecco, però perché proprio hai scelto il ruolo di centrocampista? E qual è il tuo idolo, se vogliamo? Parliamo sia idolo femminile, se vogliamo, sia quello maschile, quindi non pongo limiti, ecco, non poniamo limiti, anzi. E se ce l'hai soprattutto. Allora, diciamo che il mio ruolo, la scelta del ruolo è stato un po' un percorso, nel senso che ho iniziato come terzino, poi sono passata ad ala, poi trequartista. Adesso è da un annetto e mezzo che mi sono stabilizzata come mezzala e mi trovo molto bene, quindi voglio fermarmi lì e non spostarmi più. Ok. Prossimo anno portiere. Eh sì, no, perché l'altezza c'è, Possiamo quindi fare il qualcuno giro, c'è che ok? sì. E quindi idoli non ne ho, però diciamo che mi piace guardare il centrocampo di Sarri. Quindi quest'anno nella Lazio, Un nel Napoli, centrocampo quindi proprio. Hai uno a scelto proprio un caso. centrocampo uno a caso, con tanti Soprattutto molto semplice. Sì. Ma semplice giocarci se vogliamo, no? Soprattutto. Banale, sì. Sì, Banalissimo, sì, molto, insomma. molto facile. Poi è anche No, abbastanza. anzi, devo dire tanto di cappello perché comunque Sarri, io sono juventino, quindi per almeno un anno me lo sono goduto sul centrocampo. Devo dire che tanti complimenti perché capirci qualcosa non è facile. No, io lo guardo, poi non ho detto che ci capisco. Secondo me lo interpreteresti molto meglio di qualche ragazzo giocatore che in Serie A, però vabbè, i nomi Sì, non no, li diciamo facciamo, che se no domani comunque chiudiamo.
Diciamo Finiamo che domani, comunque ecco, noi bravo. non ci capiamo niente ed ecco No. perché tu sei in serie B e noi siamo qui ad intervistarti, Esatto. perché sei tu quella che ci capisce qui. Ma tralasciamo un po', tornando seri, perché è una questione secondo me che non basta una sola domanda per affrontarla. Abbiamo assistito al caso di Aurora Leone, che però probabilmente forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ogni giorno assistiamo sempre più a fenomeni di discriminazione riguardante la donna, non soltanto nel mondo dello sport, ma in tutti gli ambiti. Perché? Perché in Italia siamo così indietro? Non ne ho idea, nel senso, il problema è nella cultura radicata, perché poi se vai a guardare altri paesi non è assolutamente così. Ti È dico, vero. guardi gli Stati Uniti e le ragazze che giocano a calcio sono idolatrate. E quindi il problema sta alla base della cultura italiana, però è molto 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 difficile riuscire a smuovere la situazione e provare a far capire alle persone che forse c'è anche un altro modo di vedere le cose. Infatti, guarda, questo è il nostro obiettivo, soprattutto noi siamo partiti con questo obiettivo, proprio per questo abbiamo attivato la collaborazione con voi, perché riteniamo che per troppo tempo il calcio femminile non ha avuto il ruolo che merita, perché è un settore pulito, un settore puro, lo definì qualche tempo fa un nostro ospite, Giovanni Tedeschi, un agente. Disse appunto il calcio femminile è una gemma rara, una gemma proprio rara, e questo il nostro augurio è che co lo conserviate in conserviate questi caratteri. Grazie. Fede? Io volevo chiederti, qual è la tua posizione sul professionismo? Insomma, ci sarà tutta la rivoluzione dei campionati, ragion per cui comunque ci saranno tre retrocessioni dalla Serie B e una sola promozione una sola promozione in Serie A. Volevo chiedere, qual è la tua visione in quanto calciatrice che si avvicina comunque alla Serie A? Vedere che finalmente l'Italia sta implementando il professionismo anche nel calcio femminile. Ripaga tanti sforzi che sono stati fatti da ragazze anche molto prima di noi che non hanno ottenuto il giusto merito ai loro tempi. Io penso che comunque in questi anni, nonostante non fossimo professioniste, tutte le calciatrici si siano sempre comportate professionalmente. Il livello in questi ultimi anni si è alzato tantissimo e questo è dovuto al fatto che comunque si sono aumentati il numero degli allenamenti, si sono anche aumentate le attenzioni a livello tecnico-tattico. Diciamo che il professionismo è uno step di una crescita che si sta portando avanti da tantissimi anni. Ovviamente non sarà l'ultimo gradino, ma sarà solo una rampa di lancio per poter arrivare un domani a una visibilità sempre maggiore. Certo. Gabri? Mettiamo in difficoltà una domanda psicologica questa, eh. Questa è una domanda di psicologia, se ti sei preparata. Vai, Gabri. Non sentiamo. Gabri, dovresti attivare l'audio perché non. Perfetto, Scusate, scusate. no. Stavo parlando da solo col muro, va bene. Vai. Come ti senti all'interno dello spogliatoio? Cioè, in una squadra femminile, no? Magari noi siamo abituati a vedere un po' più quelle maschili, quindi in una squadra femminile, le motivazioni, le emozioni, com'è lo spogliatoio? Diciamo, a livello anche di appiattamento, un po' tutto. Lo spogliatoio è sempre uno spaccato della vita reale, quindi ovviamente all'interno ci sono 20 persone diverse, con 20 caratteri diversi, chi più introversa e chi più estroversa, però penso che l'obiettivo comune sia la cosa che unisce tutto quanto e che fa passare i vari mal di pancia, se ne dovessero essere, eccetera.
Non è detto ovviamente che fuori dal campo tutte 20 le persone siano migliori amici, eccetera, però quando poi si varca la porta dello spogliatoio e si entra in campo c'è un solo obiettivo e quindi tutte le cose si fanno da parte. Però è vero che c'è più affiatamento, che c'è molto affiatamento nello Almeno spogliatoio. io posso dire di sì, poi ovviamente lo spogliatoio maschile non l'ho vissuto, però sì. Tendenzialmente sì, ma Questo è un altro. probabilmente anche frutto del discorso di prima, della purezza, del non cercare un qualcosa dietro di convenienze, ma semplicemente un giocare ancora come divertimento e nient'altro. Esatto, questo ti ripeto, vi auguriamo di continuare a farlo e noi cercheremo in tutti i modi di metterlo in risalto. Cosa ti aspetti chiudiamo, con una domanda sul tuo futuro, cosa ti aspetti dal futuro? Quali sono i tuoi obiettivi personali, oltre a diventare portiere, e quali sono quelli di squadra? beh, per diventare portiere sempre guardando i portieri di Sarri perché giocano molto bene coi piedi, quindi Dobbiamo potrei attivare i contatti considerarmi. con Sarri, allora. Esatto. beh, ovviamente fare altrettanto bene questa stagione e cercare di continuare questa cavalcata insieme a questi colori perché mi sono trovata molto bene e penso che sia giusto che la squadra continui nel giro di 1 o 2 anni quello che ci vorrà. Certo. Però ti ripeto, vorrei fare un bel campionato da protagonista e poi dove arriviamo si vedrà. E poi il prossimo anno essere allenati da Sarri. Da Maurizio. Esatto, sì. Francesca, noi ti ringraziamo, ti ringraziamo ancora della disponibilità, a te e alla tua agenzia. Vogliamo il prossimo anno la maglia autografata da portiere, Blasoni numero uno. E la prossima intervista te la voglio fare col tuo allenatore Sarri. A destra Sarri, a sinistra Francesca. Ok, In bocca al lupo per tutto, grazie, grazie della disponibilità. grazie a voi. E mantenete sempre questo coraggio che ci rende veramente orgogliosi a noi come operatori del settore. Grazie, va bene. Grazie. Grazie. Ciao Francesca, grazie Ciao, mille. ciao, ciao. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao, grazie.